Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a vedere la piattaforma startup di nome Royaltiz, una piattaforma che mi sta piacendo tantissimo e decido, come avete visto nei video precedenti, di investire sempre più quantità di denaro all'interno di questa piattaforma, sia perché le cose stanno andando molto bene e sia perché mi piace diversificare e un investimento attraverso atleti di vario genere in tutte le discipline del mondo, ecco, mi sta veramente piacendo e soprattutto voglio continuarlo. Quindi passiamo dalla prima entry, da solo 15 euro, veramente nulla per testare la piattaforma, a un capitale un po' più elevato. Parlo di una cifra veramente piccola, ma nei prossimi video ho intenzione di entrare ancora con altro denaro. Questo perché secondo me le potenzialità e il ritorno economico in questo genere di investimento sono buoni. È ovvio che bisogna selezionare molto bene l'atleta e guardare a 360 gradi come potrebbe andare la sua prestazione e soprattutto il suo engagement, perché su Royaltiz, se non lo sapete, e se non lo sapete andate a vedere i due video che ho fatto in modo che capite meglio ciò di cui sto parlando, l'engagement su Instagram, su altri social, fanno alzare e diminuire il prezzo del ROI di un atleta stesso. Bene, entriamo all'interno della piattaforma. Prima vi chiedo però di supportare il canale iscrivendovi, attivando la campanella e cliccando like, e come sempre di iscrivervi al canale Angry Crypto qui sotto, un canale Discord fantastico. Entriamo all'interno di Royaltiz. Eccoci qua ragazzi, siamo tornati nella piattaforma di Royaltiz e andiamo a vedere che cosa ho fatto di nuovo. Nella sezione Entertainment è stato aggiunto Cyril Hanouna, un nuovo quindi ROI da poter comprare, l'MMA Index, e quindi ci sono veramente novità. Come sempre sapete che qualsiasi tipo di investimento che inizio voglio testarlo e provarlo, e inizialmente avevo messo solamente $15 in Royaltiz. Questo perché dovevo testare la piattaforma, dovevo provare come funzionava e se mi sarebbe piaciuta poi avrei aggiunto qualcosa. Guardate adesso il total balance, ho deciso di aggiungere $100 perché da $15 siamo arrivati a 25 grazie ai claim e grazie anche ai ROI che mi sono stati regalati e ai rendimenti che hanno avuto alcune mie scelte di atleti, e quindi ho deciso di comprare altri giocatori, mettere altri $100, e se le cose andranno bene come mi aspetto, ecco che in un futuro entrò con una somma molto superiore, $200, $300 o magari anche $500. Ora sto facendo il claim di tutti gli atleti perché sapete che come ogni mese lo Yield mi rilascia e devo fare il claim di una percentuale annua che mi ritorna, ma mi ritorna mensilmente. E guardate ad esempio questo giocatore, è sicuramente una stagione di prezzo buona, è cresciuto molto il suo prezzo, ma ci devo pensare un attimo. Continuiamo ad analizzare i giocatori, vedere se ci sono altri claim da fare. No, direi che siamo tutto a posto, però guardate Omar Nurmagomedov, più 21,62%. Il giocatore che vi ho fatto vedere prima mi ha fatto un più 91%. Veramente tanta roba. Andiamo a market e andiamo a pescare qualche nuovo atleta e investiamoci per bene. Ho scelto questo atleta qui, direte chi è? Coutier Myumbi. È un giocatore di handball francese congolese. Lo so, dite, ma perché punti sull'handball? Essenzialmente perché è un atleta della nazionale e è stato MVP varie volte e il suo prezzo è bassissimo. Oltre a questo ha una market cap veramente minuscola. Adesso vi mostro, intanto la market cap è di 6.99k, veramente nulla. Lo yield del 12.90%, quindi buonissimo. E adesso vi mostro il suo prezzo nel suo grafico, così capite per intero di che cosa sto parlando. Se guardate ha avuto un rialzo importantissimo che è arrivato a valere fino a $28 il suo ROI, e adesso siamo a 0,99, $1, anzi esattamente a €1,13, per cui il potenziale è veramente enorme, siamo nel suo all time low, e dato che è stato MVP non una volta ma due volte, conoscendo i giocatori, ecco che deve avere un cuore, un'etica lavorativa pazzesca, per cui lo premio e mi piace. Compro 10 ROI di questo giocatore. Anzi, ne compro 11, per cui andiamo a pagare questi $14,21, sempre in dollari, scusate, €14,21, e le transaction fee sono di $1,63. Come sempre vi consiglio, se entrate non con €15 ma con una cifra più elevata, eccolo qui che l'ho preso, di iniziare con una cifra tra i $100 e i $200 e di comprare soprattutto un 10-15 ROI per atleta, in modo che spenderete molto di meno di fee di transazione. Passiamo al prossimo atleta. Ho preso e voglio prendere un italiano, Lorenzo Musetti. Ecco, Lorenzo Musetti ha un grafico che mi piace molto, non soltanto perché è in straribasso, ma perché è entrato da poco in Royaltiz. Se guardiamo, è andato un grafico sempre a salire nell'ultimo periodo, infatti ha avuto un più 35% negli ultimi 30 giorni e io spero che continui. La market cap è più alta, si arriva a 78k e il ritorno è inferiore, 10.05 yield, ma è comunque molto molto buono. Per cui questo tennista italiano, molto giovane, del 2002, ecco che secondo me ha un buon potenziale e ho deciso di prenderlo. Anche in questo caso procediamo, prendiamo 11 ROI, stavolta li pago 16.05 euro e eccolo qui, preso. We are matching your order with the best offers. Ora è ovvio che il valore totale del mio portafoglio sta scendendo perché sto pagando le fee di transazione, ma si parla di pochi euro. Eccolo qui, 11 ROI di Lorenzo Musetti. Ora andiamo a vedere la novità, perché c'è sulle top category, hanno fatto anche index, una specie di ETF che raggruppa tutti i migliori lottatori di MMA, e quindi con 3,05 euro di spesa possiamo portarti a casa più di 21 atleti dell'MMA e avere un rendimento misto, e quindi è veramente una specie di ETF, molto molto figo questa cosa. Adesso non lo so se utilizzarlo subito, perché a me piace proprio puntare su atleti precisi, puntare sul loro carattere e secondo me come faranno. Per cui mi sa che non punterò sull'intero asset, ma punterò su un atleta e basta. Ad esempio Usman Nurmagomedov. Ecco, il grafico mi piace perché è sempre stato quasi stabile e ha avuto qualche picco. Vedete che ci sono quasi picco, sembra quasi il grafico di un cuore ecco, più che un grafico indice azionario di criptovalute, e poi ha avuto un ribasso e si è rialzato. Mi piace, però non sono convinto al 100%. Ecco di chi sono convinto, lo sapete, Kanzaci Mae, per il talento che ha, perché l'ho visto combattere e mi piace moltissimo. Ecco, il grafico non è sicuramente dei migliori, assomiglia molto al grafico che abbiamo visto precedentemente, non è nel suo ribasso totale, ma comunque lo tengo sott'occhio perché per me questo è un atleta speciale. Al momento non compro nessun ROI perché il livello di prezzo non mi piace abbastanza, però diciamo che è sicuramente uno dei miei preferiti. Ora andiamo a vedere altri atleti, proviamo a vedere Sergej Morazov e vediamo un po' come è messo graficamente il suo andamento. Innanzitutto è veramente basso come prezzo e questo mi piace. Market cap 75.34, e un'altra cosa che mi piace è che di marketing ha 50.000 e Royaltiz Partner 194.000. Ecco, non mi piace tanto il ritorno del 6%, però lo prendo perché è un livello di prezzo veramente basso per il valore dell'atleta reale che è. Ne prendo 11, andiamo subito a comprarlo. 9,36 per 11 ROI e 1,47 di transazione. Ora torniamo all'interno del mio portafoglio, perché voglio aggiungere capitale all'interno di un atleta che mi ha reso veramente tantissimo. Infatti parlo di Junior Dino Bimbe, che mi ha fatto un più 97,22%, eccolo qui, e se pensiamo al livello di prezzo che ha è ancora veramente molto molto basso, per cui ho deciso di comprare ancora ROI di questo atleta e dargli fiducia, per cui ne prendo 8 di ROI per 19,15 euro, andiamo subito a prenderlo ed eccolo qui, executive order, ce l'abbiamo, 17,28 euro di spesa di ROI più le solite fee di transazioni. Ora manca sicuramente la mia collezione sia dei calciatori, ma sia soprattutto un pizzico di femminilità, per cui andiamo nella sezione football e cerchiamo un atleta, e l'avevo già adocchiato l'atleta che mi piaceva ed era una donna. Ora ve la mostro, eccola qui, Selma Baccia. Andiamo a vedere, in questo momento il grafico ci dice che ha avuto un leggero rialzo, ma il suo valore non è minimamente vicino a quando è stato rilasciato, infatti meno 51%, market cap bassa, 28,55, uno yield di 10,49%, che è tanta roba, e è una giocatrice francese, ha giocato nel Lione nel 2000 ed è stata nominata miglior giovane della Champions League, quindi ha un futuro che sembra veramente luminoso. Vi voglio mostrare però alcune sue skill, in questo modo ci rendiamo conto di come gioca e se è brava o no, ma ovviamente miglior giovane della Champions League vuol dire che sei veramente veramente buona. Possiamo vedere che ha un piede veramente, una tecnica super, e secondo me è una super giocatrice su cui puntare, soprattutto dato anche il momento del prezzo del suo ROI e la sua possibile futura carriera. Per cui andiamo subito a comprare dei ROI di Baccia. Qui vado più pesante, ne prendo 20 per un totale di 21,64. Preso anche questo ROI. Adesso torniamo a prendere uno dei miei atleti preferiti, che fa parte sempre della UFC. Scusate se torno sempre sui lottatori, ma sono quelli che mi danno sicuramente più soddisfazione per quanto riguarda i risultati, ma anche perché sono quelli che magari seguo di più. Islam Makhachev, 15,53% la percentuale di rialzo che ha avuto, ha una market cap grandissima, infatti ha un $347.000 e il suo grafico è in ribasso, ma ultimamente ha avuto un sussulto e sta ricrescendo. Mi piace molto, quindi andiamo a comprare ancora dei suoi ROI, ne prendiamo 14, un totale 19,92 euro, ed eccoci qua, anche questi ROI presi. È stato il mio ultimo acquisto ed eccoci qua, il mio portafoglio è finalmente completo per questo mese. Siamo ad un totale di 115,81 euro, vediamo come andrà. Infatti sapete che mensilmente io riposto un video riguardante Royaltiz e vi mostro com'è la mia situazione reale e personale. Come già sapete, se avete seguito gli altri video, se andiamo nella sezione mission possiamo vedere le missioni e grazie a queste avere dei ritorni sia economici sia in ROI. Per ora ne ho avuto solo uno di ritorno, qui non c'è scritto, che è stato quello di avere più di 3 atleti nella stessa categoria, ovvero quelli di UFC. Devo ancora arrivare a tantissimi premi, ci arriverà un po' alla volta e vedremo. Oltre a questo vi chiedo gentilmente di usare il link qui sotto se vi interessa la piattaforma. Vedete, questi sono i reward che mi sono arrivati grazie a voi, €1 da Luigi e 2 ROI da Michele e David Mario, e per questo vi ringrazio veramente. Se userete il link qui sotto, ricordo anche voi, avrete la possibilità di vincere o un premio economico o un premio fisico come una PlayStation ad esempio, o anche dei semplici ROI, solamente iscrivendovi e mettendo il primo trade di $15 ed iniziando ovviamente a comprare qualsiasi ROI presente all'interno della piattaforma. Vi ricordo che anche questo è un tipo di investimento, per cui anche all'interno di questa piattaforma ci sono dei rischi, come in tutti gli investimenti, di perdere o di guadagnare soldi. Per cui come sempre fate le vostre dovute considerazioni e oltre a questo continuo a dire che vi ringrazio per il vostro supporto e se entrerete in Royaltiz. Che ne pensate dei miei acquisti? Vi sono piaciuti? Scrivete qui sotto nei commenti se siete entrati in Royaltiz, se gli acquisti che ho fatto vi convincono oppure no, e se avete soprattutto altri atleti da consigliarmi qui sotto all'interno della piattaforma. Ma visto che la sezione atleti è la sezione più importante che c'è all'interno di Royaltiz, c'è anche la sezione entertainment. Se conoscete qualcuno degli intrattenitori lì dentro, scrivetemi anche questo, così magari vado ad approfondire e vedere se vale la pena investire anche su uno di questi. Detto questo, vi ringrazio per la visione. Se cercate il link è qui sotto, mi raccomando, utilizzandolo avrete dei premi in entrata. Grazie per la visione. Se non siete iscritti al canale Telegram, mi raccomando, qui sotto c'è, entrateci, è completamente gratuito e utilissimo per tutti gli amanti delle criptovalute e degli investimenti in generale, per cui sono rimasti ancora 60 posti, unitevi. Grazie e un ciao al prossimo video. Ciao!